Ave legionari, dobbiamo scoprire Quinto Fabio Massimo, perché è stato uno dei più grandi romani ed è interessante per due motivi. Quinto Fabio Massimo ha mantenuto la calma quando tutti l'avevano persa e ha avuto una lungimiranza che nessuno nel suo tempo aveva, ma allo stesso tempo conclude la sua vita come un vecchio stanco superato dagli eventi. Quindi questa è una storia intensa, violenta, emozionante, drammatica, che subito dobbiamo cominciare a raccontare. Poi nel corso del video vi dirò, noi realizziamo delle riproduzioni su tela di meravigliose immagini romane, ce n'è una molto particolare che è relativa a lui, ma ve ne parlerò fra un po'. Adesso cominciamo con la sigla. La storia di Quinto Fabio Massimo. Siamo nel periodo della Repubblica Romana e Quinto Fabio Massimo deriva da una famiglia importantissima, la cosiddetta gens Fabia. E secondo Tito Livio, la gens Fabia era una delle 100 famiglie fondatrici di Roma. Quindi, ovviamente, Fabio Massimo nasce da una famiglia dal prestigio enorme, dalla tradizione straordinaria. Non sappiamo esattamente come fosse fisicamente, non abbiamo delle fonti molto precise. Sappiamo però che veniva chiamato verrucoso, perché aveva un porro, un neo sotto il labbro, probabilmente sulla destra, molto grande, che in realtà per certi versi deturpava la sua faccia. Quindi non era proprio un uomo bellissimo, però è un uomo che nasce in un contesto di grandissimo prestigio e si dedica subito alla vita politica. La sua giovinezza, la sua adolescenza giovinezza, sicuramente ha attraversato la prima guerra punica, cioè quel conflitto durato 23 anni tra Roma e Cartagine per il dominio del Mediterraneo. Non sappiamo e non abbiamo fonti su cosa abbia fatto Quinto Fabio Massimo durante la prima guerra punica. Però in quel periodo era certamente un ragazzetto, era piuttosto giovane. Sappiamo invece che Fabio Massimo ottiene una vittoria militare contro i Liguri. Questa è una vittoria, anche qui non abbiamo molte fonti, ma sappiamo che ottenne una vittoria tale da permettergli di celebrare il trionfo, cioè una acclamazione importantissima per un generale, e quindi doveva essere stata una grande vittoria se il Senato gli ha concesso una onorificenza così elevata. Quindi un giovane Fabio Massimo celebra il trionfo e inoltre erige per questa vittoria un tempio in onore della virtù. Purtroppo questo tempio in onore della virtù è andato completamente perso. Sappiamo però da alcune fonti, da Tito Livio in particolare, sappiamo che era stato edificato in una zona chiamata Regio Prima, che oggi corrisponde praticamente è a sud del Colosseo del Circo Massimo, dove adesso ci sono le terme di Caracalla nella Roma odierna, e poi va ancora più a sud. In questa zona era stato eretto questo tempio per la grande vittoria che Fabio Massimo aveva ottenuto contro i Liguri. Quindi parliamo di un personaggio che inizia con dei grandi riconoscimenti militari. La carriera di Fabio Massimo prosegue, tanto che a un certo punto viene nominato censore. Il censore era un magistrato, una magistratura superiore, quindi una delle magistrature più importanti, e il censore si occupa di verificare che i candidati al Senato abbiano i requisiti adatti a livello di denaro, di moralità, a livello di competenze politiche e di prestigio familiare. Quindi sappiamo che Fabio Massimo sta facendo una carriera politica molto rapida e importante. E dopo la carica di censore diventa console, che ovviamente è la massima carica repubblicana. Quindi parliamo sicuramente di un pezzo grosso della politica.
C'è una cosa importante: quando Fabio Massimo è console, lui a livello politico combatte e si oppone a un personaggio che si chiamava Gaio Flaminio. Gaio Flaminio apparteneva alla fazione politica dei Populares, quindi dei popolari, e stava lottando in qualità di tribuno della plebe, cioè di rappresentante degli interessi dei più poveri e dei più deboli, per una riforma agraria. Questa riforma agraria serviva a redistribuire le terre ai contadini che non avevano nulla. Ecco, Fabio Massimo si oppone alla legge agraria, quindi significa che rappresentava il Senato, l'aristocrazia, era dalla parte dei più ricchi di Roma e quindi questo era senza dubbio il suo posizionamento politico. La vita di Fabio Massimo però viene sconvolta a questo punto dalla seconda guerra punica, cioè la guerra di Annibale contro Roma. Cosa accade? Annibale, nel suo grandissimo piano, parte dalla Spagna e attacca una città, la città di Sagunto, che era una città alleata dei Romani. Si trovava in Spagna, ma aveva stretto da diversi anni dei trattati di amicizia con i Romani. Quando Annibale attacca Sagunto, praticamente fa una provocazione politica, no? Cioè è il casus belli che scatena la guerra. Allora, i Romani in realtà non intervengono, perché Sagunto è lontana, perché non sanno questo generale Annibale come si comporta, sono impegnati anche in lotte contro i Galli e quindi lasciano Sagunto al suo destino, sostanzialmente. Allora il Senato romano pensa questo, pensa di organizzare una spedizione di ambasciatori, perché il Senato romano vuole capire. Questo attacco a Sagunto è stato deciso dal Senato cartaginese, quindi è una vera dichiarazione di guerra in piena regola, oppure è un'iniziativa personale di Annibale? E allora si potrebbe ancora trovare un accordo? Con questa, diciamo, con questa missione si crea un gruppo di ambasciatori che sono composti da grandi nomi della politica. Uno è ovviamente Quinto Fabio Massimo, ma assieme a lui, per esempio, c'è il console Livio Salinatore, che sarà vittorioso nella battaglia del Metauro, che vi racconterò dopo, ma anche Lucio Emilio Paolo, uno dei consoli che morirà a Canne. Questi pezzi grossi della politica romana vengono inviati a Cartagine, vengono ricevuti dal Senato di Cartagine per chiarire la situazione e capire i cartaginesi che vogliono fare. E qui anche Tito Livio, ma anche Plutarco, ci narrano precisamente le parole. Cosa succede? Arriva Fabio Massimo con la sua toga, si presenta di fronte al Senato cartaginese e dice in poche parole: noi siamo qui a portare la pace o la guerra? Siete voi a decidere che cosa volete. Il Senato cartaginese a questo punto risponde dicendo: scegli tu, noi non abbiamo paura di nulla, scegli tu se vuoi la pace oppure la guerra. Allora Fabio Massimo si apre la toga, quindi in segno sprezzante di sfida, e dice: va bene, allora noi faremo la guerra. Da questo momento consideratevi in guerra. Questo è l'inizio della più grande guerra dell'antichità, la più grande guerra di tutti i tempi. Nelle parole di Fabio Massimo c'è l'inizio del più grande conflitto della storia umana. E qui arriviamo a quello che vi ho detto prima. Noi realizziamo delle riproduzioni su tela di meravigliose immagini romane. In onore di Fabio Massimo, ecco la riproduzione su tela realizzata dai migliori artisti della storia, che riprende Fabio Massimo di fronte al Senato cartaginese che dichiara guerra. Questo momento di enorme importanza per la storia, di grandissima sfida. In pochi giorni a casa vostra potete avere la riproduzione dei quadri che rappresentano esattamente questo momento incredibile della storia romana. Al di là della dichiarazione di guerra, a questo punto Fabio Massimo cerca di ottenere delle alleanze. Cerca innanzitutto di ottenerle in Spagna, ma in Spagna non butta molto bene. Perché? Perché i Romani avevano lasciato Sagunto al suo destino e quindi le tribù spagnole non si fidavano minimamente della collaborazione dei Romani. Inoltre cerca Fabio Massimo anche aiuto presso i Galli che stavano nel nord Italia, ma anche loro dicono: ma come, noi dovremmo fermare l'avanzata di Annibale e farci carico di tutta
lo scontro con Annibale, non vi aiuteremo minimamente. Quindi questo significa, sostanzialmente, che Roma sarà sola contro il nemico. Comincia la seconda guerra punica. Annibale discende in Italia e c'è una serie di battaglie che per i romani sono rovinose. C'è la battaglia del Ticino, un primo scontro dove però i romani perdono, però quella è una piccola scaramuccia. C'è la battaglia della Trebbia e qui vi indichiamo, faccio un video dedicato alla battaglia della Trebbia se volete andarlo a vedere. Questa è una battaglia devastante. I romani avevano chiamato tante legioni che dalla Sicilia erano risalite verso il nord Italia, convinte di annientare il nemico, e invece vengono sbaragliate da un generale che è geniale, che si dimostra straordinario, quindi una sconfitta terribile. E poi c'è la battaglia del lago Trasimeno, una battaglia in cui l'esercito romano viene guidato da dei generali sfrontati che credono finalmente di annientare Annibale e invece cadono in una imboscata terribile dove l'esercito romano viene totalmente annientato, dove viene sbaragliato nella maniera più assoluta. Anche qui c'è un momento tragico, cioè il magistrato Marco Pomponio che si reca nel foro di Roma e di fronte alla folla che aspetta la notizia dice: siamo stati sconfitti in una grande battaglia. E c'è momenti di panico, di terrore, di donne piangenti per la strada, scene di isteria collettiva. Cioè sono momenti tragici per la storia di Roma. A seguito di queste tre grandi sconfitte, allora Quinto Fabio Massimo viene nominato dittatore. Il dittatore non era inteso in senso moderno, in senso antico. Il dittatore era un magistrato supremo che per 6 mesi aveva il pieno potere in una situazione di emergenza. Una volta nominato dittatore, Fabio Massimo innanzitutto la prima cosa che fa è quella di rendere dei sacrifici agli dèi, perché ultimamente i generali che erano andati contro Annibale avevano ignorato l'importanza di consultare gli dèi. E quindi la prima azione di Fabio Massimo è quella di rappacificarsi con le divinità romane con una serie di rituali e di sacrifici per riportare gli dèi dalla parte di Roma. Ma qui, al di là di questa premessa, la cosa più importante in assoluto è la sua politica. Cioè, mentre la maggior parte dei politici, dei generali romani, vuole combattere Annibale sul campo di battaglia, vuole affrontarlo sul campo di battaglia e sconfiggerlo con una soverchiante superiorità numerica, invece Fabio Massimo ha la lucidità di capire che Annibale è un genio. Annibale è troppo bravo e sul campo di battaglia non si può sconfiggere. E allora utilizza una tecnica, una strategia, che è quella di non accettare mai il combattimento, non dare mai battaglia ad Annibale, ma seguire mano a mano il suo esercito, seguirlo, tampinarlo, spiarlo, spostarsi da una altura all'altra, essere veramente un segugio, in modo tale che l'esercito cartaginese non arrivi mai a battaglia, però compie una serie di manovre inutili, una serie di tentativi che vanno sempre a vuoto, e in questo modo il pericolo di Annibale viene praticamente imbrigliato, viene praticamente soffocato in questa strategia di attesa, in questa strategia lenta, di sfinimento, di logoramento. Ecco perché viene chiamato Quinto Fabio Massimo il temporeggiatore dai suoi compagni politici e anche avversari politici. Questa strategia dimostra che Fabio Massimo era l'unico ad averci capito qualcosa, cioè che in questa fase Annibale è troppo forte. C'è solo un momento in cui Fabio Massimo riesce effettivamente a mettere alle strette Annibale. Seguendo Annibale, a un certo punto riesce a bloccare il suo esercito in Campania, in una valle. Qui Annibale viene messo in difficoltà perché l'esercito di Fabio Massimo lo ha letteralmente imbottigliato e sta per soffocarlo. Però Annibale se ne esce con una follia, cioè siccome si trova in una situazione bloccata, Annibale aspetta la notte, poi prende una serie di buoi, gli lega delle fascine sulle corna, improvvisamente dà fuoco a questi rametti
I buoi cominciano a urlare impazziti, con queste fascine brucianti sulle loro corna, scappano da tutte le parti e si crea una confusione totale. L'esercito di Fabio Massimo non capisce minimamente quello che sta succedendo, se il nemico ha attaccato o non ha attaccato, se sta scappando, se c'è un'incursione di qualcuno, non capiscono più niente e nella confusione generale Annibale riesce a disimpegnarsi e a fuggire con il suo esercito e questo entrerà nella storia. Con alcuni buoi, dando fuoco alle corna di alcuni buoi, Annibale si libera dalla morsa di Fabio Massimo. La politica di Fabio Massimo prosegue. E però non è una politica facile da sostenere, perché i suoi avversari politici dicono che lui non è solamente un temporeggiatore, lui è troppo prudente, comincia a essere un vigliacco, un vile, un codardo, non ha la forza, non ha il coraggio di affrontare il nemico. Alcuni addirittura dicono si sta mettendo d'accordo con Annibale, gli conviene prolungare la guerra perché in realtà sta venendo a patti col nemico. Quindi non pensiate che questo approccio di Fabio Massimo sia semplice, no? Da sostenere. Ci sono tantissimi che lo criticano e che fanno pressione contro Fabio Massimo, che però rimane ancorato alla sua idea, consapevole che Annibale è al momento troppo forte. Tuttavia, questo Fabio Massimo ha ragione. E qui c'è una citazione importante. Polibio, lo storico antico Polibio, nelle sue storie, libro 3, capitolo 89, dice una cosa precisa. Fabio aveva deciso di non esporsi al rischio e di non venire a battaglia con Annibale. Inizialmente tutti lo consideravano un incapace, che non aveva per nulla coraggio, ma col tempo costrinse tutti a dargli ragione e ad ammettere che nessuno sarebbe stato in grado di affrontare quel momento delicato in modo più avveduto e intelligente. Poi i fatti diedero ragione della sua tattica. Questo è il giudizio di Polibio, ed effettivamente ha ragione. Perché cosa accade? Accade che a un certo punto la frangia che vuole combattere Annibale a tutti i costi fa nominare un generale che si chiamava Minucio Rufo come, si chiama Magister Equitum, capo della cavalleria, chiamiamolo collega di Fabio Massimo. Questo prova ad attaccare Annibale con il suo esercito, con una parte del suo esercito, e lì Annibale lo massacra. E Fabio, Quinto Fabio, è costretto ad intervenire per non causare la devastazione completa. E quindi si dimostra che Quinto Fabio aveva perfettamente ragione, perché provavi a toccare Annibale sul campo di battaglia e venivi annientato. E poi c'è un altro momento tragico, la battaglia di Cannae. Siamo nel momento peggiore, nel momento più basso per i romani, siamo nella più grande vittoria di Annibale, nella più grande sconfitta per i romani. Fabio Massimo, alla vigilia della battaglia di Cannae, dice: non affrontate Annibale, non è il momento, riuscirà a trovare una soluzione, non basta la superiorità numerica, e nessuno lo ascolta. In realtà Fabio Massimo dà un consiglio al generale Lucio Emilio Paolo e gli dirà: non devi temere solamente Annibale, cioè il tuo avversario, devi temere anche Varrone, che era un console collega di Emilio Paolo, perché Fabio aveva capito che Varrone era troppo gradasso, non aveva capito chi era Annibale, si comportava in modo troppo semplice, che stava sottovalutando il pericolo. Nessuno lo ascolta e Cannae gli darà ragione, cioè Cannae sarà la più grande vittoria di Annibale e una devastazione, una sconfitta, forse la peggiore sconfitta di tutta quanta la storia romana. Ecco che i fatti danno ragione a Fabio Massimo. Annibale al momento è invincibile. Siamo in una fase della guerra, dopo Cannae, in cui Annibale però è rimasto imbottigliato. Cioè lui ha vinto i romani più e più volte, ormai l'abbiamo capito, però è rimasto bloccato nel sud Italia, perché alcune città rimangono fedeli ai romani, altre passano dalla sua parte, però non sono del tutto sicure, altre città non vogliono né i romani né Annibale, quindi Annibale rimane invischiato, rimane proprio veramente invischiato e tutta in una serie di lotte contro lotte nel sud Italia, rimane lì bloccato. In quella fase di stallo della guerra, Fabio Massimo comincia
non è più l'assoluto protagonista. Si può dire che la sua abilità militare viene utilizzata per assediare la città di Capua, che sarebbe la capitale di Annibale in Italia, diciamo così, e per conquistare la città di Casilino, in questa lotta che c'è quartiere per quartiere con Annibale. C'è però un altro momento in cui Fabio Massimo è ancora il più calmo di tutti. Annibale non marcia dopo la vittoria su Cannae, non marcia contro Roma, perché sa benissimo che non potrà mai conquistare Roma, ha troppi pochi uomini. Però in quella situazione in cui l'esercito romano lo stava seguendo, a un certo punto marcia contro Roma come diversivo, come per spaventarli, no? Per distrarre i romani, e si avvicina a Roma e osserverà le porte di Roma da Porta Collina. Il senato romano si spaventa a morte, oh mio Dio, adesso Annibale attacca Roma, dobbiamo difenderci. In una situazione di paura generale, Fabio Massimo rimane il più lucido di tutti e dice: ma signori, ricordate, questo Annibale non è riuscito neanche a espugnare completamente Capua, non riesce neanche a espugnare dei piccoli centri in Campania, figuriamoci se conquista Roma. E quindi riporta la calma al senato. Vedete come Fabio Massimo è sempre quello più lungimirante e quello che analizza la situazione con più calma di tutti? Questo è un altro momento importante della vita di Fabio Massimo. Anzi, a dire la verità, Fabio Massimo riuscirà anche a infliggere una sconfitta ad Annibale, non tanto sul campo di battaglia, ma perché riesce a conquistare la città di Taranto, che era una città molto importante dalla posizione strategica, che i cartaginesi non erano mai riusciti a conquistare, e invece Fabio Massimo ci riesce. Quindi di nuovo la figura di Fabio Massimo emerge come personalità principale e personalità che ha più calma e lungimiranza di tutti. Adesso però la storia comincia a cambiare. Finora abbiamo visto Annibale che scende in Italia, che combatte contro i romani, che poi viene bloccato in Italia, c'è una situazione in cui Roma subisce. Adesso si arriva a una situazione in cui i romani passano al contrattacco, la riscossa dei romani. Quindi l'andamento della guerra cambia. Il protagonista non è più Quinto Fabio Massimo, il protagonista è Cornelio Scipione, quello che sarà Scipione l'Africano. Lui è il generale che si reca in Spagna, che è la roccaforte dei cartaginesi, che comincia a vincere i generali cartaginesi sul campo di battaglia, che comincia ad ottenere delle vittorie definitive contro i cartaginesi, finalmente. E lì è lui il protagonista. C'è da dire che quando Scipione combatte, uno dei fratelli di Annibale sfugge dalla Spagna, è stato sconfitto, fugge dalla Spagna e si reca in Italia per cercare di individuare Annibale, unire le sue forze con Annibale e quindi dargli manforte, no? Dargli un supporto. Qui Fabio Massimo è molto importante. Perché? Perché Fabio Massimo è capace di far andare d'accordo il politico e console Lucio Salinatore e il console Claudio Nerone. Perché sono importanti questi due uomini? Perché Salinatore e Nerone saranno quelli in grado di intercettare Asdrubale in Italia mentre sta cercando di congiungersi con Annibale, saranno quelli in grado di evitare l'unione delle forze tra Asdrubale e Annibale e quindi un pericolo mortale per Roma. Questo grazie alla mediazione di Fabio Massimo. Siamo arrivati però alla fase un po' invece triste che vi dicevo all'inizio del video, il declino di Fabio Massimo. La figura politica di Fabio Massimo conosce il declino. Perché declina? Perché ormai la guerra è cambiata. Adesso Scipione è il nuovo Beniamino. Scipione è colui che ha vinto in Spagna, è colui che sta finalmente sottomettendo i cartaginesi e soprattutto è colui che ha l'idea di portare la guerra direttamente in Africa, contro la città di Cartagine, contro la capitale cartaginese, quindi attaccare il nemico al cuore, in modo tale da costringere Annibale, che si trova in Italia, a ritirarsi per salvare la sua capitale. Ormai la guerra ha preso questo andamento, ormai la guerra è dominata dalla figura di Scipione l'Africano. Quinto Fabio Massimo non è d'accordo
con questa tattica così sfrontata, così aggressiva di Scipione, ma ormai è vecchio, è stanco, la sua politica è stata superata, le sue idee sono sorpassate e quindi, pur con tutto il rispetto per la sua figura, nessuno lo ascolta più. Si arriva infatti al 203 avanti Cristo, in cui il vecchissimo nostro protagonista Fabio Massimo muore. E purtroppo muore, ormai ha capito la guerra come sta andando, ha capito che i romani alla fine vinceranno, però purtroppo muore e non ha il tempo di vedere Annibale andarsene dall'Italia. Non ha il tempo di vedere i romani trionfare a Zama contro proprio Annibale. Non riesce purtroppo a vedere la fine della guerra e a godere del trionfo dei romani dopo delle perdite straordinarie e una guerra violentissima. Quindi muore prima di vedere il lieto fine, il finale del film contro Annibale. Tuttavia, tutte le fonti antiche riconoscono a Fabio Massimo la capacità di vedere quello che i suoi contemporanei non vedevano, di valutare quello che i suoi contemporanei non erano riusciti a valutare. Speriamo allora di aver reso giustizia a questa figura immensa della storia repubblicana dell'antica Roma e quindi, diciamo, io al termine dei nostri video sono solito minacciarvi per iscrivervi al canale. Però questa volta, anziché minacciarvi direttamente, vi faccio minacciare da Quinto Fabio Massimo che contatterò al telefono. Quindi, un momento solo. Di essere collegati con l'interno desiderato. Vi prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Vi prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Di essere collegati con l'interno desiderato. Vi prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Pronto? Salve, buongiorno, sono Roberto Trizio, sto aspettando Fabio Massimo. Me lo può passare? Grazie, grazie mille. Pronto? 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 È caduta la linea, porca puttana.